Salvi! Vanti dinar! Ne di, vanti dinar! Allora, queste bellissime ciliegie, il signore le vende a 20 dinari, 20 dinari, pari a quasi 6 euro. Madame, bonjour et merci. Ah, buongiorno. Allora, queste bellissime, sanno mele? Allora, pesche tabacchiere che dalle parti mie in Sicilia le vendono a go-go, guardate, guardate, a 2 dinari, a 60 centesimi. Buongiorno. Oh, finalmente i fichi, le pri, ah, ecco, i fichi, questi qua bianchi che vedete qua, a 10 dinari. Poi, queste piccole, credo che siano quasi albicocche o simili, a 3 dinari. Dai, che vi tengo aggiornato su tutti i prezzi del mercato di oggi. Oggi che è domenica, a posto di essere al mare, siamo qua con Sara. Faccio il giretto. Oh, avanti, guardate qua, guardate che abbondanza. Merci, bonjour, merci. Adonine, tre joli, tabacchiere. Pesche. Sara, stai prendendo? Abbiamo preso questi pomodorini datterini. Datterini che adesso inquadriamo, parla qui. Questi qua abbiamo preso 2 dinari e 500 al chilo. 2 dinari e 500 al chilo, quindi questi datterini. Sui 70 centesimi. Ecco, guardateli, qui 70 centesimi. E stiamo prendendo le pesche tabacchiere sempre a 2 dinari e 500. Ok, come potete vedere ci stanno anche le mandorle verdi che loro, a loro piacciono tantissimo, a me no, devo essere sincero. E queste mandorle verdi vengono aperte, e ovviamente si vende sempre quello che ci sta dentro, a 1 dinaro e 600. Ecco, abbiamo anche le susine. Guardate, le susine. Ok. Allora, messie, le pri di sa? Messie? Le pri di sa? Le pri. Allora, 2 dinari e 500, all'incirca 70 centesimi di euro le susine. Poi vi raccomando, chi mi sta seguendo, chi seguirà il video, vi invito a mettere i prezzi della merce che noi stiamo inquadrando, dei prezzi delle vostre città. Quindi se voi andate alla Coop, ditemi il prezzo della Coop, se voi andate al vostro mercato di fiducia, scrivete i prezzi che sono in Italia, così facciamo un confronto e partecipiamo tutti al video, lo rendiamo interattivo. Nel frattempo Sara sta cercando di pagare, avanti, tabacchiere e pomodorino, grazie Sara, oggi si festeggia. Allora io mi avvio, li saluto, ma Sara adesso ci raggiungerà. Andiamo, così guardate che tranquillità, lasciate stare i telegiornali, i mass media, tutto, lasciate stare, guardate qua, questa per voi è gente che fa la guerra, che è andata in guerra, che si sta preoccupando, che non ha soldi e tante altre cose belle, questa è gente tranquilla, che viene qua, si va a fare la sua spesuccia, gira come molte di voi donne che vanno al mercato rionale. Guardate, adesso oggi farò da cicerone io, oggi parlerò. Guardate, si vede che questo è il periodo delle pesche tabacchiere. Tante. Il prezzo è sempre lo stesso, 70 centesimi di euro. Poi, guardate qua, come vendono le olive, guardate. Olive nere, ragazzi. Beh. No, in Italia, live Facebook, guardate, metto la mano qua, guardate quanto sono grosse queste olive. Le pri di sa,
Eh sì, le prix di sa. Le prix. Le prix. 8 denari. Allora, al chilo. Ragazzi, 3 per 8, 24. 2,4 euro al chilo. 2,4 euro al chilo. Poi qualcuno ovviamente di voi mi contesterà e mi dirà: ah, ma queste cose fatte all'aperto, ah, senza igiene. Va bene, ok. Se voi la pensate così, andate a fare la spesa alla Coop o all'Ocean, dove volete voi. Ma qua, qua, la spesa si fa così. Qua, chi viene qua, fa un tuffo nel passato. Guardate qua. Questo, dell'EA. Dell'EA. Anguria, ragazzi. Le pri delle, al chilo, le pri delle... Quindi un dinaro, 30 centesimi al chilo, l'anguria, 30 centesimi. Quindi scrivete sotto nei commenti a quanto voi acquistate la merce che sto comprando qua in Tunisia. Quindi scrivetemi a quanto l'acquistate in Italia. Sara, dai, partecipa anche tu, dai. Ciao a tutti, come va? Finalmente oggi è una giornata bellissima. Il sole picchia e noi al mercato a fare la spesa per la settimana. Oh, ok, dai. Se noi andiamo a sinistra, Sara, andiamo a sinistra. A sinistra, a sinistra. Di qua, di qua. Ci abbiamo menta, prezzemolo. Guardate, guardate qui. Abbiamo rosmarino, menta, prezzemolo, prezzemolo, spinaci, spinaci, sedano. Ragazzi, sedano così lo vendono. No, come da noi il gambo grosso e tutto il resto, sedano. E questa è salvia, guardate qua la salvia, guardate. Ok, adesso da questa stradina ci stiamo dirigendo verso il mercato del pesce. Mercedo e Poisson. Poi dal mercato del pesce noi andremo dall'amica nostra, vero Sara? A prendere le spezie. Le spezie. Perché Sara o va da lei o non compra spezie. Beh. Allora. Quindi, signori, qua dovete fare il conto che la frutta e la verdura si compra così. Non c'è niente di sigillato, niente di sigillato. Qui la merce viene presa così direttamente, messa a terra, messa sui banconi e si acquista. Bene. E allora, qui ci sta la carne. Signori, sono stato anche accusato, io che mangio veramente pochissima carne, ma solo perché me l'hanno consigliato, perché non avrei neanche mangiato carne, che è una vigliaccheria inquadrare questo. Ok, vigliaccheria forse in Italia, ma qua questo è sinonimo di freschezza. Quindi non si può incolpare che ho fatto un gesto brutto o vigliacco in confronto degli animali, i quali io li rispetto tutti. Quindi partiamo anche da questo presupposto. Guardate che carne fresca. E questo è sinonimo di freschezza. Ok, Sara, andiamo. Poi, ovviamente, la carne si compra qui, dove eravamo, e qua si cucina. Qua si cucina, lì in fondo ci sta il tabuna. Guardate, il tabuna, pane tipico tunisino. Tabuna, perché si chiama tabuna il pane? Perché viene cucinato su questo forno che si chiama tabuna. Guardate, i pipi arrostuti, questi sono pipioli piccanti. Sicilelo? No, sicilelo? No, douche? No, douche? Fifil douche? Piccanti, piccantissimi. Allora, ragazzi, un attimo. Sara, andiamo. Grazie Vincenzo che stai partecipando. E la tua testimonianza per noi è tanta, è importante, perché tanto la gente che vede sa realmente quali sono i prezzi della propria città. Quindi, anche se non viene visto in diretta, questo video verrà visto subito dopo. Subito dopo. E allora, guardate, qua un'altra macelleria. Ok. Sulla mia sinistra, adesso inquadro così, ci sta il mercato, e da quest'altra parte ci sta, vabbè, oltre i signori che già stanno mangiando alici sarde, buon appetito, e ci sta il signore qui che cucina live con l'Italia, avec l'Italia, ah, Poisson,
Allora, adesso andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo da questa parte. Sara. Un attimino. Oh, ecco. Intanto vi dico che c'è una frescura qua dentro che niente male. Ah, salve. Vado a sentire. Allora, oh, oggi c'è abbondanza di pesce. Allora, questo è merluzzo, ragazzi, questo andiamo sul sicuro, questo è merluzzo, guardate. Guardate queste triglie. Il prezzo del gambero. Oh, spigole, le spigole appetite. Bonjour messieurs, ça va? Allora, ah, le petit. Le triglie, 28, Tina. E le merlot. Merlot. Merluzzo grande, merluzzo grande a 18 dinari. Bella. Allora, aspetta bene, andiamo a farlo. Martina, Tina, guarda, questo è merluzzo a 18 dinari. A meno di 5 euro. Guardate. Alacce, Alacce, le Alacce, quindi le grandi sarde, a, a 5, San 5 dinari. Merci. Guardate qua, guardate qua, la sardina, la sarda, un pesce nobile di grassi nobili, guardate lì, a 70 centesimi al chilo, 70 centesimi al chilo, quindi se voi volete mangiare pesce fresco, 70 centesimi, sardina. Non per forza pesce spada, tonno, queste cose sofisticate, ma con poco qua si mangia bene. Lo compri qua e lo cucinano fuori. L'orata, l'orata, l'orata è a 16 dinari. E di là a 15. Ah, là a 15, qua a 16, dai. Questo cos'è, lo scorfano? Lo scorfano, ragazzi, si dovrebbe fare un bei, due spaghetti con un po' di pesce fresco, guardate qua. Detto in siciliano la cipurrazza, ma detto anche scorfano, credo, in italiano. Guardate il merluzzo. I merluzzetti, piccoli merluzzi, 7 dinari. Ah, i gamberetti già sgusciati. Bonjour monsieur. Ah, ecco. Guardate qua. Facciamo un bel sugo alla matalotta. Due spaghetti, due... Ah, San Pietro. Pesce San Pietro.
Beh, perfetto, e là c'è sta un altro, pesce San Pietro. Merlot! Italiano, italiano. Ciao, dammi il porto. Pesce San Pietro, San Pietro. Come si chiama? Bello. Bello. Bello, dalle mie parti Bausa. Bello. Bello. Cosa vuoi prendere, Sara? Cosa vuoi prendere, Sara? Una caldo. Ah, ok. Sara, il tabuna là lo dobbiamo prendere. Ragazzi, Sara vuole acquistare il tabuna. Buon appetito, messier. Oh. Bonjour. Allora, che abbiamo? Triglie? Triglie, mazzancolle e merluzzo. Ah, quello italiano? Buon appetito, ragazzi. Siciliano, Siracusa. Ah, sei quasi vicino qua. Noi siamo cugini. La prima volta che ti trovi in Italia? No, io qua lavoro. Ah, lavori qua? Abbiamo l'agenzia. L'agenzia? Adam Amet. Che cosa? Portiamo gli italiani qua. Li facciamo trasferire. Clandestino. Oh, noi clandestini. Sì, l'italiano viene qua clandestinamente. Va bene, ok, merci, la compri il tabuna. Ma qui si mangia bene. Sì. Qua si mangia molto bene. Tutto fresco. Lo so. Avete acquistato il tabuna caldo? Sì, è bollente. Bollente, ok, andiamo. Ora. Allora ragazzi, Jersey, capperi, le capperi, buongiorno messie, le capperi, buon travaglio. E allora, adesso andiamo sotto questo capannone e, capannone, insomma, quest'ala, voglio dire, le cosce di pollo, dai, il petto di pollo, tirate voi le somme. Se da voi in Italia costa di più o di meno. Le scalope. Di sedina. Ok. Oh. Avanti, siamo quasi giunti. Quasi giunti a destinazione. Oh, ciao! Qua vendono tutto agnello. Agnello, mucca, carne di mucca, di vacca. Guardate.
Ah, un'altra cosa mi dicono, ah guarda, qua gli animali non vengono controllati, ragazzi, questo è il timbro, ragazzi, guardatelo bene, questo è il timbro, vengono tutti controllati gli animali. Questo è un marchio di garanzia come da noi, quindi è inutile. Poi se tu l'animale lo uccidi a casa, ovviamente lo levi a casa, non hai il marchio, in questo caso il marchio ce l'hai. Brick, ragazzi, Brick. La signora The Best, la signora nostra amica, clienti. Questo è pomodoro secco, Tomate Seche. No, Arissa. Ma Tomate Seche, vous savez quelque chose? No. No, Arissa, Tomate Seche. No. Ciao Bruno, ti leggo adesso, ciao Bruno. Che mi volevo fare? Forse. Allora, prendiamo un po' di olive. Cosa vuoi? Come spezie? Cosa vuoi provare? Il curcuma, gli aglio e la paprika? Quelle bustine. C'è la paprika dolce, la paprika quella più piccante. E poi questi. Ah, prendiamo questi che si può fare. Non è che l'uva passa, Sara? L'uva passa, non mi veniva. Perché? No, non lo vuoi? Che serve? Vabbè, hai preso quello che dovevi prendere, dai. Allora, questa è mamma. Zenzero. Guardate qui la pasta all'uovo, ragazzi, la pasta all'uovo, guardatela. Così, arrivi là, metti in un sacchetto e te la porti. Sarà, qua è lo zenzero. Lo zenzero, no, sì. Che sto là io. Scusa, che, come sa? Che? Pudo, in pudo. Niente, lascia stare, poi mi ricordano. No, vabbè, tanto poi me li tengo a casa anch'io, per scordare. Poi te li metto un pochino. Io ce l'ho. Ok? E la paprika douche. Da noi ci sono, ma qua c'è un profumo che è allucinante. Senti, ma c'è lo stile? Ok, se va. Aspetta. Ragazzi, quando uno esce con le donne, sai quando esce, non sai quando torni, la verità è quella. Perché anche per comprare due spezie semplicissime, qua si perde tempo. Comunque ragazzi, ricordate di visitare i nostri siti www.toktokgroup.com e www.toktoktunisia.com e soprattutto seguite il nostro canale YouTube, dove sarete sempre informati su quello che succede in Tunisia, sulle nostre attività, sui nostri clienti e sulle case che andiamo sempre a visitare. In questo caso stiamo visitando anche i quartieri della Tunisia e vi invitiamo a contattarci su WhatsApp se decidete di fare un viaggio, se decidete di trasferirvi. Noi siamo qua presenti da molto tempo con le nostre società, siamo qui pronti ad accogliervi, siamo pure simpatici, guarda,
Sara, che è troppo impegnata, mentre io faccio pubblicità lei è impegnata, non è che partecipa. Guarda che cos'è? No, non lo so che cos'è. Quindi, venite qua, è con noi, andrete, andiamo ai mercati, con noi, con il nostro staff, perché ovviamente non possiamo essere presenti dappertutto, con noi potete andare anche nel deserto, ragazzi, chi ha visto e chi segue il nostro canale sa benissimo che noi almeno una volta l'anno partiamo per il deserto. Ciao, buongiorno Marsa Marsa, buongiorno a te. Quindi, con noi le attività si fanno. Chi si sente che ha una vita monotona, ragazzi, chi si sente che ha una vita monotona in Italia, chi vuole invece risparmiare denaro perché deve aiutare un figlio, perché ha dei prestiti in corso, benissimo, questo è il momento giusto per svoltare pagina, la pagina della propria vita. Quindi chi vuole darsi una scossa, chi vuole cambiare, chi vuole dice, sai, ti dico, voglio provare, moglie, marito, venite qua in Tunisia, la Tunisia ve lo permette, vi permette di defiscalizzare la vostra pensione, di vivere bene, di passarvi i piaceri, e pertanto chi viene qua svolta totalmente la propria vita. Quindi non ci sono scuse, non ci sono scuse. Hai una pensione alta? Beh, non vuoi pagare più le tasse in Italia perché per voi, secondo la vostra testa, vi stanno togliendo troppi soldi? Bene, venite qua, mettete da parte, conservate soldi. Se avete invece una pensione bassa, venite qua e vi passate pure i piaceri, che in Italia non si può più, non si può più. Questo non è che lo dico io, perché basta che chi mi sente e dice, mi è vero, ha ragione, io la luce qui la pago altissima, c'è un sacco di tasse da pagare, c'è un sacco di cose, anche per l'acqua, l'IMU e tutto il resto, la spesa che non si può più comprare. E allora, bene, questo è arrivato il momento giusto per fermarvi, riflettere e decidere di venire in Tunisia. Perché non pensate che i 9.000 italiani presenti in Tunisia siano degli stolti. Guardate, chi viene in Tunisia è perché si è fatto due conti. E se questi 9.000 si sono fatti i propri conti, anche voi siete in grado di farveli. Ragazzi, si cambia totalmente la vita. Ditemi se in Italia potete andare a fare colazione tutti i giorni, anche in un semplice bar, anche in un piccolo bar, lo potete fare? Domanda. E se lo fate, quanto pagate? Bene, io ho testimonianze vere e reali di tutti che vanno a fare colazione fronte mare e pagano niente, e lo fanno tutti i giorni, ragazzi. E io parlo per dati di fatto, non c'è bisogno, basta che uno si informa, ma è così, non è così. L'euro vale 3 volte il dinaro. Bene, in Italia è aumentata la vita? Bene, sì, chiaro, è lampante. In tutto il mondo è aumentata la vita? Sì, chiaro, è lampante. Anche in Tunisia è aumentata la vita? Sì, vero, lo ammetto. Anche in Tunisia è aumentata la vita, ma sempre meno dell'Italia. Perché è direttamente proporzionale, ragazzi. È direttamente proporzionale. Se in un posto aumenta la vita, anche nell'altro posto aumenta la vita. Quindi è inutile mi si dice, ah, la Tunisia aumenta la vita. Perché tu in Italia che fai lo sborone dall'altra parte del computer, dall'altra parte della tastiera, mi dici, ah, ma qua in Italia, in Tunisia i prezzi sono aumentati. E beh, perché in Italia dove vivi tu, che poi vado a vedere che sei di Bolzano, che sei di Torino, che sei di Venezia, o che sei di Roma, o che sei della Calabria, i prezzi sono aumentati, che fai? Là non dici niente. E allora, se devi pagare, paga di meno e vieni in Tunisia. È esempio lampante, dove la tua pensione viene rivalutata perché tu non paghi le tasse. Quindi sia ben chiaro. Quindi facciamoci questi due conti. Scusate, mi sono prolungato qui davanti al pepe, davanti alle olive, forse mi ha gasato, però è così, ragazzi, questa è la realtà. Se voi, andiamo di qua, Sara, andiamo di qua e usciamo di questa parte. Se voi avete intenzione realmente di dare una svolta alla propria vita, questo è il momento giusto. Noi siamo qua, l'abbiamo fatto fare a tante persone, con tanto di testimonianze, con tanti di video sul nostro canale YouTube. Io e Sara mettiamo sempre la faccia, la prima cosa compare la nostra faccia. Certo, dietro di noi stanno presenti, buongiorno madame, stanno presenti anche i nostri collaboratori,
Ebbene sì, noi facciamo la pubblicità preferiamo farla noi stessi, non per vie traverse, la facciamo noi, per via nostra, subito. Noi, il nostro viso, la nostra faccia, e dietro di noi ci sta uno staff di agenzie, uno staff che ha visto Monica, che ha visto Mohamed, che ha visto anche altre persone che col tempo si sono succedute a noi. Allora andiamo di qua, andiamo a vedere la frutta e la verdura, ragazzi. Quindi adesso qui abbiamo le stoffe, le classiche bancarelle italiane, ragazzi. Compratevi la calzettina, compratevi la mutandina, gli slip. Ecco, guardate qua, faccio una panoramica. Adesso noi dovremmo andare circa lì e trovare un po' di frutta e verdura. Vediamo se... Sara? Qua sono, chi è? Sara si era persa. Qua sono. Okay. Allora, queste qua sono scarpe di seconda mano. Qui hanno un mercato, queste scarpe verranno portate forse da altri posti. A noi forse, a noi italiani forse non piaceranno, però guardate che veramente i tunisini qua comprano. Ok, dai, iniziamo. Peperoni. Undinere 8, ragazzi. Quanto siamo qua, Sara? Undinere 8. La mia calcolatrice vivente, Sara. Sì, undinere 8 sono 55 centesimi. Ecco, 55 centesimi. Qua le patate a 40 centesimi. Avanti, la cipolla bianca a 21 centesimi. Andiamo avanti. Pomodoro, un dinaro e due a 40 centesimi al chilo. Mi giro da quest'altra parte. Le zucchine, le famose zucchine che quando in Italia aumentano ci stanno fiumi e fiumi di TG che parlano delle zucchine che sono aumentate, che il popolo italiano non ce la fa più a vivere. Guardate qua, la zucchina verde. Da voi quanto costa questa zucchina? Quanto costa da voi questa zucchina? Dai, vi faccio vedere in proporzione alla mia mano. Quanto costa da voi in Italia? Oh, le melanzane, vabbè, ma questo è anche il periodo delle melanzane. Abbiamo queste melanzane a questo prezzo. 1.800, mica male. Guardate là, i fagioli barlotti. La cipolla rossa costa più di quella bianca, ragazzi. 5 dinari contro quella bianca 700 millesimi. Guardate, pomodorini, questi ce l'abbiamo viste prima. Guardiamo qua, fagiolino fresco. 7 dinari, 7,21, 2,10 euro, quel tipo là. E questo costa 5 dinari, questo è 5,15, 1,500 euro al chilo. E allora qualcuno, ecco, prendiamo un altro spunto dei messaggi che mi arrivano. Ma le mele costano care in Tunisia, le banane costano care.
E io dico in testa mia, dico, beh certo, la tua vita si basa sulle mele e sulle banane che costano care. Perché si deve scrivere, ah ma in Tunisia le banane e le mele costano care? Perché la tua vita è solo basata su mele e patate, però quando mi fai il rapporto con un pomodoro, mi fai un rapporto con una zucchina, mi fai un rapporto col peperone, lì non parli. Lì non parli. Allora, quelle persone che dicono le mele e le banane sono care, io confermo che le banane e le mele sono care, carissime. Ma Mirko vive lo stesso, Sara vive lo stesso e tutti gli italiani che sono qua vivono lo stesso. Non si può dire che la mele e la banana sono carissime e pertanto, ah che schifo la Tunisia, ah non ci si può andare. Ragazzi, questi sono i prezzi, non me li invento, li stanno messi lì. Sono lì alla portata di tutti, quindi adesso faccio, vado anche più avanti, sono alla portata di tutti. Nessuno imbroglia, sono messa là. Poi, se uno è abituato a mangiare le mele, non venga, non venga. Ma è inutile che mi scrive che, ah, ma le mele sono care, e che me ne frega a me, non venire. Ok? Quindi, ciao bimba. Le banane non si possono comprare, vabbè. Me ne farò una ragione, però io quando vado al mercato e mi compro il pomodoro che mangio tutti i giorni con l'insalata, oppure mi faccio anche il sughetto del pomodoro con il bimbi, oppure quando mi faccio le melanzane che costano niente, o le patate fritte o al forno che costano molto meno dell'Italia, allora lì sì che è il mio mangiare giornaliero, non è la banana, non è la mela. E ripeto sempre, quando mi si dice che la Tunisia ha aumentato i prezzi, beh certo, è vero, sono aumentati i prezzi, perché in Italia no. In Italia non c'è inflazione, i prezzi non sono aumentati, i prezzi sono standard, i prezzi sono bloccati da 20 anni. Quindi un prodotto che compro oggi ha lo stesso prezzo di 20 anni fa. È così, è così. No, allora, chi viene qua ha un netto risparmio sui prodotti. Un netto risparmio. Ma la Tunisia ha aumentato i prezzi, sì. Invece a Milano la vita è leggera, a Torino è leggera, a Roma è leggera, ma come dico le grandi città è perché non mi vengono in media anche in mente i piccoli centri, perché anche nei piccoli centri la vita è aumentata, no? Se non è così, dite Mirko, dici una merita cretinata, i prezzi, questi sono i limoni, verdelli a 4 dinari. Mi dite, no Mirko, tu hai detto una cavolata perché in Italia i prezzi non sono aumentati. E allora se sono aumentati in Italia sono aumentati in tutto il mondo, anche in Groenlandia, anche in Groenlandia. Sono aumentati i prezzi, quindi anche in automatico in Tunisia. Comunque ragazzi, oggi c'è un caldo e veramente sto sudando tantissimo. Vedete qua, gente calma, si va a fare la spesa tranquilla. E quanto sento quei TG che vogliono inculcare determinate notizie, determinate cose. Ci restano male, malissimo, perché se cercano di inculcare un qualcosa che non è vero, chissà quanti, in passato quante cose hanno cercato di farci ingoiare. Comunque sempre io vi invito a condividere i prezzi nelle vostre città. Non dico ora, ma anche quando lo sentirete dopo. Perché voglio fare un confronto, dato che io non posso essere lì presente in Italia, non posso essere lì presente nelle vostre città, voglio che voi mi scriviate. E se sbaglio mi dite, no Mirko, stai sbagliando. Allora io se ne prendo atto, può darsi che secondo qualcuno io stia sbagliando. Ma la verità è che io sono qua, in quadro, adesso sto cambiando perché cerco Sara. In quadro vi ho fatto vedere il prezzo di un fagiolino, vi ho fatto vedere il prezzo di un peperone, di una melanzana. Questi sono i prezzi. Poi dico, andate alla Coop, bello, sigillo di garanzia, che vi costa il triplo di quanto costa qua. Perché là ci stanno i nuclei antisofisticazione, che i NAS che vanno a controllare se viene fatto tutto bene, viene tutto igienizzato. Eh sì, qua no, in Tunisia no, però guarda caso tutti vivono, la gente è sana e tranquilla. In Italia ci spaventiamo di toccare la frutta, mettiti il guanto di plastica, prendi il pomodoro in vaschetta che viene fatto in un punto, poi viene confezionato in un altro punto,
che viene confezionato poi in un altro punto, e questo tragitto di intermediari ti fa costare un prodotto che costa, vale niente, te lo fa valere un sacco di soldi, e tu cliente lo compri, lo paghi, però sempre tu stesso cliente che paghi un prodotto il triplo, il quadruplo di quanto vale, mi viene a dire a me che questo signore così non potrebbe lavorare, dai, che questa signora così non ha le norme igieniche, questo peperone così costa e quanto costa? Un tino nel 600, ragazzi, non costa niente un peperone del genere. Però mi è andato a commentare, ma quello lì a terra è con le ciabattine, ma quei controlli li fanno. Allora scusatemi, o sono io che ormai mentalmente la penso in un'altra maniera, o siete voi che veramente forse vi hanno inculcato che ormai senza il famoso gel disinfettante non si può più vivere, che senza quel prodotto confezionato passato sotto la mucchina non si può più vivere. Ragazzi, io sto parlando sicuramente, chi ci segue sarà un pubblico over 65, ma come siete cresciuti fino ad oggi? Come siete cresciuti? Da noi in Sicilia si dice siete cresciuti bevendo acqua di pozzo, ma siete vivi? Sì. Siete arrivati fino ad oggi? Sì. E allora? Commentiamo questo signore, ragazzi. Dai, commentiamo. Per me non c'è niente da commentare, però per molti di voi sì. Quindi io vi dico che veramente ritornare in Tunisia e fare un balzo indietro di 40 anni. Sara, un balzo indietro di 40 anni? Sì. E spesso trovi frutta e verdura molto più genuina, proprio come 40 anni fa in Italia. Quindi questo è un elemento da non sottovalutare. Ovviamente il prezzo è nettamente più inferiore, e la qualità, ragazzi, la qualità è quella che fa la differenza. Ok. Ok, intanto signori vi invito di nuovo a guardare tutti i nostri siti internet. Ricordatevi che dietro di Mirko, aspetta un attimo che giro anche la telecamera. Ricordatevi che dietro Mirko e Sara, fatti vedere un attimo. E Sara. Ci sta una struttura. Non siamo soli, perché è impossibile fare un'attività come la nostra da soli. Perché vi dico e vi confermo, e chi ci conosce lo sa, noi torniamo alla sera stanchi, sfiniti a casa. Abbiamo dei collaboratori, dei validi collaboratori che vi potranno accogliere qua tranquillamente. Abbiamo delle società regolari da dire. Le nostre società sono regolari. Purtroppo qualcuno ci farà pure del male, ma la verità è quella. E quindi se venite qua con noi siete in buone mani. Noi, per portare avanti la nostra attività, le persone che lavorano con noi mettiamo la faccia. E quindi se io lo faccio sì anche per me, ma lo faccio anche per le persone a cui abbiamo promesso un lavoro, che loro si fidano di noi. Quindi pertanto è questa la verità, noi non scherziamo, parliamo di fatti veri. Purtroppo alle volte mi tocca fare anche un video protesta, oggi stamattina mi sono alzato così. Ma purtroppo è così. Guardate qua, guardate davanti a te, l'anguria. Va bene signori, vi salutiamo. Sara. Ciao salutiamo. A tutti ragazzi. Vi aspettiamo, vi raccomando, contattateci. La signora con noi, la signora bionda, la giovincella, è la mamma di Sara. Ci è venuta a fare visita. Ciao a tutti ragazzi, ciao, vi aspetto.